ciao a tutti, bentornati in questo video, un video un po' di opinione, un video un po' di protesta, ma anche di riflessione in quello che è il mondo cripto, soprattutto nell'ambito del mining. Quello che è successo con questa macchina che vi ho mostrato prima, con questo ASIC, è una cosa esemplare ed è una delle problematiche principali che si ci trova quando ad affrontare in teoria quando si fa mining, ma soprattutto una riguarda la struttura proprio della scelta di utilizzare un ASIC o meno, l'altra invece riguarda la qualità dei prodotti di Bitmain ed un'accusa che gli è stata rivolta tempo fa da tantissime persone a livello mondiale, cioè quella di utilizzare le proprie macchine prima di venderle al pubblico. E indovinate un po', è assolutamente così. Quasi sicuro, insomma, che sia così, ragazzi, perché oggi vi racconto la storia di questa macchina e c'è anche un unboxing di questa macchina che avevo fatto tantissimi mesi fa e vi racconto com'è andata a finire. Beh, com'è andata a finire? Intanto la storia parla chiaro, è arrivata questa macchina, era una delle macchine di mining più profittevoli in quel periodo. Ovviamente sapete che il profitto relativo alle macchine per i Bitcoin, ma in questo caso era una coin che si chiamava Siacoin, durano il tempo necessario appunto a saturare il mercato, quindi era profittevole però ma tantissimo in quei mesi e in quelle settimane. E questo tipo di coin è rimasta profittevole in sostanza per un mesetto o qualcosa, molto profittevole, ragazzi. Ma quello che è successo è legato a un problema di fondo dell'utilizzo, insomma, di questi hardware comprati da Bitmain, acquisto ufficiale, quindi direttamente dalla Cina. Mi sono stati spediti, sono arrivati, è stato fatto un test. La prima cosa che è successa è stato attaccare questa macchina alla rete, tutto funzionava, ma dopo pochissimo tempo, questa è una scheda interna, ragazzi, quella che vedete qui sono i processori, vedete, singoli, ce ne sono tantissimi, che erano piazzati su una delle tre schede interne presenti nell'ASIC di Bitmain. Quindi questo ASIC aveva tantissimi processori, come vedete, una potenza di calcolo incredibile, ma questa scheda è una delle tre, ha smesso di funzionare dopo neanche 20 giorni, un mese, quindi rotta immediatamente questa scheda relativa al mining. Dopodiché la mia immediata reazione è stata quella un po' classica di tutti: benissimo, in garanzia, sti cavoli che si è rotta, vado e gliela restituisco. Quindi, mio caro Bitmain, ti rimando questa scheda indietro e tu me ne mandi una nuova perché mi hai venduto un prodotto palesemente rotto, perché è durato 20 giorni, quindi neanche il tempo di fare mining, e me ne rimandi una nuova. Sì, ok, benissimo, se non il fatto che per spedire in Cina questa scheda volevano la modica cifra di 150 euro, 150 euro che insomma ad allora, vista diciamo il calo poi dei profitti del mining eccetera, risultava praticamente essere una spesa irrecuperabile in termini di mining per una sola scheda, poi tra l'altro non per un'intera per un intero ASIC, ragazzi, quindi per una sola scheda, quindi era totalmente recuperabile questo costo, per cui era impossibile spedirlo. Nel frattempo Bitmain poi nei mesi a venire ha aperto anche un centro assistenza in Olanda, centro che ora ha chiuso con la crisi che ha subito. Comunque vi continuo a raccontare la storia. Benissimo, allora io continuo a dire: ma vabbè, lasciamo la macchina attiva anche se produrrà di meno con due schede, perché all'interno ci sono altre due schede, vedete, le vedete qui, questa è vuota, ragazzi, questo è lo slot della scheda vuota, qui invece abbiamo ancora le due schede operative, se non che queste benedette due schede operative iniziano a lavorare a singhiozzi, si attaccano e si staccano, si connettono alla linea, guardate bene, anche connessa alla pool di Antpool, quindi quella diretta proprio di Bitmain, lavorano malissimo, si sconnettono in continuazione, quindi disconnessioni continue, mancanza di produzione, insomma fondamentalmente a un certo punto hanno smesso completamente di funzionare. E dopo pochissimo tempo, circa un mese e mezzo, due, questo ASIC è diventato
un fermacarte costosissimo. Non tutto è buttato, ovviamente. Se volessimo dire le cose come stanno, potremmo rivendere le ventole ancora funzionano, il meccanismo qui potrebbe essere rivenduto e soprattutto l'alimentatore, che comunque è un alimentatore, ragazzi, di mi pare 1600 watt di potenza, quindi molto molto potente, questo funziona perfettamente ed è possibile utilizzarlo anche con, diciamo, computer e quant'altro. Sì, 1600 watt, ragazzi, questo può essere anche rivenduto, alimentatore perfettamente funzionante. Al di là di questo, però, c'è da fare una riflessione. Mining, quanti rischi che si hanno quando si fa questo tipo di investimenti? In questo caso un investimento a perdere, perché l'hardware in questione venduto da Bitmain era assolutamente un hardware difettoso, ma badate bene che sullo stesso tipo di prodotto c'è stato un problema generale anche della rete per tanti altri utenti. Quindi questa, insomma, idea che poi ha portato alla famosa riflessione sul fatto che Bitmain possa vendere degli ASIC dopo averli ampiamente utilizzati. Badate bene, nessuno ha la garanzia di questo, quindi sono comunque opinioni, però sinceramente, per quello che è possibile vedere in questo caso, quindi nel caso di un ASIC che non è magari stato progettato per fare Bitcoin, che magari sono ASIC che durano già da anni, questo qui era probabilmente un ASIC che secondo noi era stato ampiamente utilizzato e magari è stato prodotto con scarsi controlli di qualità e quant'altro, una scheda piena di processori diventata inutile praticamente, ragazzi, dopo pochissimo tempo. E insomma, cerchiamo di capire che questo tipo di insomma situazioni far trovare ancora questo mercato delle cripto in delle peculiarità che insomma siamo vicini alla truffa. Quindi chi fa un investimento di questo tipo poi si trova con uno dei più grossi competitor del mercato, quindi uno dei grossi pilastri del mercato delle cripto, che insomma ti vende prodotti di bassissima qualità o comunque che si rompono, che non ha un centro assistenza europeo di livello. Hanno aperto il centro assistenza in Olanda, l'hanno chiuso dopo un mese perché insomma non sono riusciti nemmeno a mantenerlo a livello di costi. Beh, Bitmain mio caro, quello che ti sta succedendo è assolutamente ampiamente meritato. Il mercato fa sempre selezione e la selezione naturale porta le aziende assolutamente inefficienti ad essere buttati fuori dal mercato. Il macello lo hanno fatto e anche hanno problemi con l'amministratore delegato, che probabilmente devono sostituirlo. Adesso non ricordo, ragazzi, se l'hanno già sostituito, ma volevo raccontarvi quello che è successo con questo ASIC per farvi capire come è rischioso questo tipo di attività. Quindi investimenti completamente buttati in questa macchina, recuperati in parte nei mesi in cui ha lavorato, e nella vendita di pezzi vari potrebbe essere recuperato un'altra parte, ma in realtà quello che effettivamente è stato molto negativo è l'impatto che si ha verso questo tipo di settore, di nuovo per l'ennesima volta, perché è un settore quasi truffa. Magari chi si è avvicinato, chi era qualcuno che si è avvicinato a comprare una macchina di questo tipo, si è potuto magari trovare di fronte a una truffa palesemente, e essere anche bloccato perché la garanzia era inutile, visto che costava di più rimandargli indietro questa macchina rispetto a quello che poteva poi essere comprarne una nuova. Ragazzi, pensate un po', e questo è quello che è successo a moltissime persone con questo tipo di ASIC. Quindi quando ragionate se comprare o meno un ASIC, se fare mining o meno, al di là dei costi di produzione che sappiamo in Italia essere completamente inefficienti per via dei costi di energia elettrica, sono pochissimi posti al mondo dove il mining attualmente è ancora efficiente, quelli dove l'energia costa veramente poco, c'è anche questo tipo di problema. Ma poi c'è anche questo tipo di problema quando si valuta chi c'è dietro il mercato delle cripto. Invece di dare buon esempio, guardate che cosa ci combinano. Non si fa. Ciao a tutti e buon weekend. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi manderò un ASIC rotto se vi iscrivete e mi lasciate un mi piace. No, questa no. Ciao ragazzi, buon weekend.